Perché avete parlato con Giovanni? Dovevate parlare con me prima di fare come vi pareva. Ho parlato con Neri. Un paio di giorni ci troviamo un'altra sistemazione. Un paio di giorni. Tutto qua. E comunque l'ho detto solo a Giovanni. C'è qualcos'altro che vorrei dirti, però. Anzi, che vorrei dirvi. Una volta non avete fatto altro che parlare di tutte le cose buone che avrebbe fatto il fascismo. E io sono stata zitta. Le tante opere pubbliche, le bonifiche. Sono stata zitta. Ma a me non frega niente delle vostre parate. Niente. Perché non c'è benessere. Non c'è futuro, non c'è speranza. Nessun popolo può essere felice. Sei costretto a coprirsi di ridicolo. Guardate quelle persone, vi applaudono, ma lo fanno per paura e saranno i primi un domani a disprezzarvi. Guardatele, non c'è futuro su quei volti. Sorridono. Pensano di partecipare al banchetto a discapito degli altri. Gli altri chi? Gli altri, le persone che non possono parlare, le persone che stanno Che male. si nascondono? O che scappano all'estero, come quello che vive qua sotto? Cosa? Beh, se ti nascondi vuol dire che non sei poi così buono. E voi? Voi chi? Tu, non voi, voi tu. Non ti stai nascondendo tu? E dove mi starei nascondendo io? Qua dentro, con la tua gamba zoppa. Dietro a quella vetrina dove vedete cose che non esistono. Nessuno potrà mai costringermi a fare cose che non voglio fare. Nessuno potrà mai farmi dire ciò che non penso. È così e basta. Neanche voi avete questo potere. Neanche tu. Avete l'aria stanca. State lavorando un po' troppo.